La previsione di Minzolini, quando si vota? Beh, io penso, non faccio previsioni, parto però da un presupposto che il Presidente del Consiglio si sta muovendo in tutti i modi per votare già a primavera, perché ha paura che il bluff delle sue politiche venga fuori. Ora bisogna vedere se si riesce a creare all'interno del Parlamento una sorta di, io lo chiamo cordone sanitario, per evitare che ciò avvenga, anche perché da questo punto di vista sarebbe corretto che prima di andare al voto gli italiani possano decidere se la terapia Renzi per risolvere la crisi è stata efficace o meno. Senatore, patto del Nazareno o pacco del Nazareno? Beh, lo dico, non chiederlo a me perché sono sempre stato abbastanza critico. Io dico che non sono contro i patti, le alleanze, gli accordi, le intese, anzi vanno ricercate, però vanno fatte anche tenendo conto, diciamo, degli interessi in campo. Cioè, non si può immaginare che sia un patto equilibrato, un patto che viene modificato 16 volte nella legge elettorale, proprio per creare le condizioni che ci sia una legge elettorale che sia fatta su misura, non per entrambi i contraenti, ma per uno solo. E io quindi questo non lo considererei un patto, semmai c'è il rischio, diciamo, di avere una sorta di complesso di inferiorità nei confronti degli altri, io non ho mai avuto. Secondo lei è meglio allearsi con Salvini o con Alfano? Ma io parto da un presupposto, bisogna creare le condizioni per mettere tutti insieme di creare uno schieramento moderato di centrodestra che sia competitivo. Però bisogna farlo non attraverso bizantinismi, alchimie. Io credo che l'unico modo per rimettere insieme uno schieramento che sia vincente è proprio quello di essere se stessi. Vedo che anche, diciamo, dentro Forza Italia qualcuno se la prende con Salvini, ma noi dobbiamo, la colpa è soltanto di Forza Italia. Diceva Moro che la politica è geometria. Se tu lasci uno spazio di rappresentanza del tuo elettorato, naturalmente si chiami Salvini, si chiami qualcun altro, ma qualcuno andrà a occupare il tuo posto. Quindi quando succedono queste cose, uno deve prima guardare a se stesso, fare un esame di coscienza e poi può prendersela con gli altri.